Signora, non ci sono stati contatti riguardo la prossima stagione tra lei e la presidenza della Samp? Non se ne è parlato ancora? No, ma io col presidente ho un buonissimo rapporto. Noi abbiamo instaurato un rapporto l'anno scorso, se ci sarà la fiducia di andare avanti, perché è normale che c'è stato un distacco. Può darsi che anche nella loro mente, nei loro progetti, ci sia la voglia forse di cambiare, non lo so, non abbiamo avuto ancora maniera. Io mi sono rimesso a disposizione, mi è stato chiesto di completare il lavoro minimo che si poteva fare, l'abbiamo fatto in un campionato difficile, travagliato, nel quale ci sono state sentenze, condanne, partite alla fine che si potevano sicuramente giocare con uno spirito diverso se non ci fosse stata una penalizzazione da parte di alcune squadre, perciò alla fine abbiamo ottenuto questo risultato, spero che la società riparta da questo. Già ha comunque in rosa, diciamo, circa 15-16 giocatori che sono già tesserati, diciamo, per l'anno prossimo, anche se alcuni giocatori di valore sono, probabilmente dovranno tornare nelle società di appartenenza. Cosa si serve secondo lei a questa squadra per disputare un campionato ambizioso l'anno prossimo? Ma questa è una squadra che ha fatto su 40 punti, ne ha fatti mi sembra 31-32 in casa, fuori casa ha stentato maledettamente. Vediamo che le squadre che sono al vertice, le squadre importanti, hanno la costanza di costruire qualche cosa e ogni anno di inserire dei giocatori importanti per la categoria. Per fare quel salto di qualità serve, nei punti nevralgici della squadra probabilmente servono dei ritocchi importanti, non che quelli di quest'anno non abbiano dato il loro contributo, però indubbiamente quest'anno è servito per riamalgamare un gruppo che non esisteva. Siamo già contenti di questo, almeno io personalmente sono convinto che questa è una base, su questa base bisogna cercare di mettere qualche cosa che manca.